Carissimi amici, nuovo appuntamento con il settimo tramonto. Oggi ci facciamo due chiacchiere con Franco Merlino, un musicista, ma soprattutto autore di un libro di fantascienza, di un bel libro di fantascienza, che si intitola 23 gradi, praticamente la temperatura ideale. Ciao Franco, benvenuto. Ciao, grazie Claudio. Allora, parlaci un po' di questo libro, siamo abbastanza curiosi. Sì. Allora, 23 gradi è un libro di fantascienza, come hai detto tu, ed è un libro di fantascienza che è uscito già nel 2019 con Vertigo Edizioni, quindi è in tutte le librerie e anche in tutti i bookstore online. È un libro di fantascienza che io di solito amo definire in questa maniera, di volta in volta, quando mi è capitato appunto di presentarlo. Di solito lo presento in questa maniera. Lo presento come un racconto unico, coinvolgente, emozionante, un'avventura straordinaria. Allora, perché è unico? Unico non perché sia il capolavoro del momento, semplicemente perché tratta un argomento che non era mai stato messo in scena prima, ovvero lo spostamento dell'asse terrestre. Perché il nostro asse terrestre, per chi non lo sapesse, ha un'inclinazione sulla propria eclittica, che sarebbe la base sulla quale è posizionata la Terra e il Sole, di 23 gradi appunto. E quindi in questo racconto io parlo di questa cosa qua, ovvero di cosa potrebbe succedere se il nostro pianeta subisse un raddrizzamento del proprio asse. E, però non è un saggio scientifico, è un racconto emozionante, c'è proprio dietro tutta una storia e tutta un'avventura dove diversi personaggi protagonisti prendono vita e sono personaggi protagonisti che sono molto presenti. E quindi di volta in volta è un po' come se uscissero dal racconto e si trovassero proprio nello stesso ambiente in cui il lettore in quel momento sta leggendo l'avventura, perché mi sono divertito a descriverli nel più adesso mi sto un po' incastrando me stesso con le parole. Mi sono divertito a descriverli al meglio. E così anche le ambientazioni ho cercato di descriverle proprio al meglio che potessi fare. E ci sono tra le ambientazioni un sacco di posti di cui alcuni li descrivo in maniera più dettagliata, altri semplicemente li elenco e ne parlo proprio in maniera più leggera. E questi posti in cui entro più nel dettaglio sono un villaggio africano di nome Opala, poi la base scientifica in Antartide Amundsen Scott, e poi c'è la nostra Milano e la nostra Venezia. E quindi appunto mi sono divertito un po' anche a viaggiare con la fantasia, ma a viaggiare proprio, ecco, in termini spaziali. E quindi praticamente cosa succede? Succede che avviene questo spostamento e
personaggi protagonisti sono tre adolescenti, una ragazza e due ragazzi. Lei si chiama Flora Auriana e poi c'è Marco e Andrea, e i primi ad accorgersi sono loro insieme a tanti altri ragazzi, altre persone che sono in quel momento raggruppati insieme al Parco dell'Idro Scalo. In pratica il racconto inizia in una giornata di luglio, dove solitamente a luglio il sole tramonta verso le 9 di sera, invece in questo caso il sole tramonterà prima, alle 6 di sera, e tutti rimangono un po' sconvolti da questo fatto. C'è chi la prende in maniera più tragica, c'è chi invece la vive in maniera più serena, però questo succede in Italia. Invece in Antartide avviene una cosa diversa, ovvero siccome in Antartide il sole non sorge mai nel periodo estivo, ma è sempre praticamente notte, invece succederà che ci sarà un principio di alba, e questo infatti creerà un po' di scompiglio sia tra il gruppo di scienziati che tra Gisella e Tommaso, che sono due parenti che sono andati a trovare in quel momento il loro cugino Peter, che invece è uno scienziato. E poi in Africa invece lì ci si accorge di qualcosa di anomalo attraverso sempre la posizione del sole, che però è praticamente allineato guardando l'alto, cioè alzando lo sguardo verso il cielo si accorge che il sole è proprio a picco, invece che essere leggermente spostato a sinistra o a destra, come invece di solito è nella normalità. E tutto questo, tutta questa situazione creerà degli sconvolgimenti in termini della natura, sia più tecnici che più geologici, che più legati a un cambiamento della natura. E quindi ecco, 23 gradi è tutto questo insieme di elementi. E poi pian piano ci sono anche, oltre a questi avvenimenti, anche le relazioni tra i personaggi che interagiscono tra loro, e quindi daranno vita appunto ad una straordinaria avventura qual è 23 gradi. Bene, quindi un libro insomma piccolo, insomma, non molto corposo, ma nello stesso tempo molto intenso e molto articolato, quindi si preannuncia veramente un libro di fantascienza molto interessante. Quindi ripetiamo dove è possibile reperire il libro per chi insomma fosse incuriosito e volesse acquistarlo. Si può trovarlo in tutte le librerie e in tutti i bookstore digitali online. Perfetto, dacci anche i tuoi riferimenti social, canali vari, in maniera tale insomma che possa seguirti anche. Dunque, la pagina ufficiale di 23 gradi è il mio libro Falcon Merlino, si trova su Facebook. Perfetto. Hai anche un canale YouTube? Sì, però per il libro io uso proprio solo questa pagina Facebook. Va bene, quindi Franco Merlino, 23 gradi, libro di fantascienza. Assolutamente da comprare. Ciao Franco, è stato un piacere. Ciao, grazie Claudio.